La rassegna stampa è offerta da... Mercoledì 28 ottobre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierne. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero, il dietro front di Marino, resto. Il sindaco sfida il PD, è intenzionato a ritirare le dimissioni, salta il blitz sui fori pedonali. Dem, romani in tilt, rivolta contro Orfini, gelo di Renzi. Prima se ne vada, poi discutiamo. La sentenza del Consiglio di Stato, caso Nozzeguei, registrazioni nulle, bufera sul giudice, applicata la legge. Migranti, arriva lo scontro UE, Italia, altri 3 miliardi sul deficit, Juncker, flessibilità per chi sostiene sforzi eccezionali. Sulla sinistra, Far West in città, vittime con molti precedenti, esecuzione a Roma, due morti, droga o gelosia, doppia pista. Taglio basso, assunzioni in curia, lo stop del Papa. La Gazzetta del Mezzogiorno, passiamo dunque alla pagina regionale. Aggredita da un cane, grave una donna, zannata al volto e finita in chirurgia plastica. Brutta avventura a Surano per una testimone di Geova di Marittima. Rapporto Svimez, il sud non scende e non sale, l'Europa soccorre Renzi, flessibilità per i paesi che aiutano i migranti. La Gazzetta di Lecce, ombrelloni in piazza, gli imprenditori del settore rivendicano la sospensione della norma che obbliga lo smontaggio degli impianti. Nel periodo invernale, turismo colorata, protesta degli imprenditori che chiedono la possibilità di mantenere le strutture annualmente. Sulla destra, Surano, azzannata al volto da un cane in una villa. Al centro Xylella, stoppa le ruspe si punti sulla ricerca, l'emergenza, il Forum Ambiente e Salute scrive al ministro Martina ed Emiliano. Taglio basso, Porto Cesareo contro la criminalità, un protocollo della legalità. Palazzo di Giustizia, ascensori guasti, a rischio l'attività del Tribunale. Galatina, palloncini e lacrime per l'addio a Deborah. Nuovo quotidiano di Puglia, Silletti, Xylella galoppante, nuovi focolai in Puglia, caso Trepuzzi, in un anno da 64 a 2000 alberi colpiti. L'audizione del commissario in Parlamento, misure da applicare subito per fermare il contagio. L'inchiesta di Quotidiano, seconda puntata, carrozze vecchie e sporche, sud-est da Lecce a Otranto con i turisti, cambio di treni, arrivo dopo 90 minuti. Al centro, truffa sull'adozione, condannata a 30 mesi, aveva intascato da una coppia 15.000 euro. Taglio basso, il prefetto convoca il vertice per domani, lidi balneari aperti tutto l'anno in piazza con gli ombrelloni. Pagine interne del Nuovo Quotidiano di Puglia, finanziamenti alla ICO, le condizioni di Emiliano, il governatore avverte la provincia sulla fondazione, voglio conoscere prima il piano di investimenti. E poi il caso, nuova Salento Energia, salvati 20 lavoratori, accordo tra regione e provincia, revocate le procedure di mobilità. La rivolta dei lidi, balneari in piazza con gli ombrelloni, lidi aperti tutto l'anno, nel mirino la rimozione stagionale delle strutture. Il braccio di ferro, la sovrintendenza frena e domani tavolo dal prefetto. Piccarreta, prima piano coste, Palomba mediatore, un protocollo. Il blackout della giustizia, ultimatum di Giardino, riparate gli ascensori o chiudo il tribunale. Il presidente scrive al capo della corte d'appello e alla procura. Dopo l'ultimo blocco, un solo impianto, sarò costretto allo stop. Nodo e il comune si smacca, manutenzione c'è la ditta, ma i sindacati incalzano, incuria inaccettabile. E poi la rabbia delle toghe, gli avvocati, non ce la facciamo più, il presidente insorge, situazione pericolosa. Concludiamo infine con lo sport, il Lecce vuole brindare pure in Coppa, dopo i successi di fila in campionato, oggi alle 15 i giallorossi cercano la continuità contro il Matera, la carica di Padalino, vogliamo vincere. Termina qui anche per oggi la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da... Yeah.